Ale, Milano, Ale, la Sud è qui con te, lotta per la maglia, vinci per gli ultra. Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul sorridentissimo canale Lollo e Milanisti Official. Ale, Milano, Ale, ero lì che mangiavo nel primo tempo mentre mangiavo 1-0, perché beh, tranquillo, adesso andiamo tranquilli, perché tra l'altro il primo tempo, no ragazzi, il primo tempo, abbiamo giocato anche un bel primo tempo. Qualcuno mi ha detto, ma no, abbiamo fatto solo due tiri in porta, si è capito, ma il Genoa non è che aveva fatto 25 tiri in porta, aveva fatto solo il gol dell'1-1, che tra l'altro ricordo tutti che se noi, il Milan e il Genoa, non giocassero in Lega Serie A, ma giocassero in Lega Milan-Genoa Serie A, cioè dove ci sono solo partite di Serie A, probabilmente Destro vincerebbe ogni anno almeno un paio di palloni d'oro, perché segna solo segna solo ed esclusivamente contro di noi. Bene ragazzi, bene, questi sono tre punti, ragazzi, questi sono tre punti che pesano, pesano come due macigni. Due macigni grossi così che si pesano qua, cadono e si pesano sul nostro campionato, ragazzi. Questi tre punti sono fondamentali. Ne riparliamo magari tra un mese di questi tre punti, perché ovviamente, come sapete benissimo tutti, pomeriggio ci sono degli scontri diretti tra le nostre prime avversarie, insomma, per la posizione in Champions League, per la qualificazione alla Champions League dell'anno prossimo. Ragazzi, punti incredibili, ragazzi. Quindi al di là della battuta di Destro che vincerà il pallone d'oro, primo tempo in cui il Milan comunque non ha fatto male, nel senso, io mi è capitato di leggere qualche critica, ma in realtà il Milan non ha fatto male. Se dobbiamo andare a identificare qualcosa che non è stato fatto bene, ma è un po' quello che l'ha detto anche il mister in conferenza stampa venerdì, sono le ultime scelte. Noi oggi abbiamo pagato due cose principalmente. Una sono le ultime scelte per tutta la partita, il passaggio finale continuiamo purtroppo ai noi a non farlo nel modo corretto, e questa è una cosa che paghi, ragazzi, questa è una cosa che paghi, perché il passaggio finale che dovrebbe fare il nostro trequartista, il passaggio finale, o trequartista o chi si trova ovviamente nella posizione per farlo, il passaggio finale è il preludio al gol, è il preludio al gol, perché noi siamo messi benissimo in campo, riusciamo a portare la palla verso l'attacco del Milan, quindi attaccare l'avversario, offendere l'avversario in modo corretto, poi arriviamo lì e purtroppo è noi, porca vacca, continuiamo a mancare su quello che è l'ultimo accento del gol, ed è praticamente l'ultimo passaggio. Poi, questa è una cosa che ci è mancata, ma non ci è mancata oggi, ci manca un po', l'ha detta bene Pioli, ci manca la brillantezza dell'ultimo passaggio, questo ovviamente è una cosa che poi, secondo me, dovrà essere presa in considerazione, no, a Milanello, ma sicuramente lo faranno. E l'altra cosa, ragazzi, è inutile negare che comunque con in campo Ibra il Milan riesce a finalizzare in un modo, senza avere in campo Ibra il Milan comunque si deve adattare, si deve mettere dei giocatori adattati come punta centrale, che anche oggi non hanno, a parte quando è entrato Mario Mandzukic, che comunque ha fatto il suo, al di là poi del gol di Scamacca, dell'autogol di Scamacca che ci porta in vantaggio, dove comunque Mario lì, ragazzi, Mario è un giocatore di quelli, ce l'avete visto anche quando si è arrabbiato adesso a fine partita, cioè ragazzi, è un giocatore così, un giocatore che comunque è grande, come Ibra, no? Grande, grosso, di potenza, di presenza, e rompe le scatole agli avversari quando è in campo, quindi molto bene, ovviamente mi aspetto, dico sinceramente ragazzi, mi aspetto da Mario, mi aspetto da qua a fine dell'anno ovviamente una continua crescita in quelle che sono le sue prestazioni. Oggi dopo 15 minuti già boccheggiava, ovviamente è stato fuori tanto, quindi deve fare ancora molta esperienza. Quindi vi stavo dicendo, primo tempo in cui il Milan comunque ha giocato bene, il primo tempo, mi stanno arrivando una miliardata di messaggi, primo tempo in cui il Milan ha giocato veramente, giocato bene comunque il Milan nel primo tempo che mi è piaciuto, secondo tempo in cui abbiamo giocato meno meglio del primo tempo, però ragazzi, chiudo dicendovi questa cosa. Ah, tra l'altro, scusa, mi stavo dimenticando una cosa importante, il doppio salvataggio. Prendiamo l'1-1 sul primo errore da quando è al Milan in partita del nostro Masterclass Tomori. Il primo errore che ha fatto Masterclass da quando è al Milan l'ha fatto nell'angolo, ragazzi. È un infortunio, è come l'autogol di Scamacca, ragazzi, come l'autogol del Genoa. Sono purtroppo infortuni di gioco. Chi ha giocato a calcio, insomma, sa ovviamente che possono, cose che possono succedere, non dovrebbero succedere, perché se questa cosa qua di Tomori fosse successa a altri giocatori, altri difensori centrali, li avremmo, eravamo qua comunque a parlarne male. In realtà
Tomori comunque ha sempre fatto bene, non me la sento assolutamente di dargli un voto negativo per quella cosa, anche perché poi, e arrivo al secondo discorso che volevo fare, nel secondo tempo ragazzi Tomori e Kier, che si meritano 8 tutte e due in pagella per questa cosa, hanno fatto degli interventi incredibili, cioè sulla linea ragazzi quelli lì valgono come 3 punti. Comunque ragazzi, mi è piaciuto tantissimo Kalulu, oggi me li sono segnati lì, mi è piaciuto tantissimo, non do più i voti ragazzi, vi volevo dire una cosa, non do più i voti post partita, perché mi capita spesso di dare i voti post partita, poi riguardando la partita, ieri mi sono riguardato Milan-Parma, mi rendo conto che i voti che ho dato sono sbagliati, perché comunque adesso sono troppo caldo, cioè adesso la partita è finita veramente da un minuto, e quindi non riesco a dare dei voti giusti, no? Quindi poi magari rivedendo questo video e pensando ai voti, rivedendo la partita e pensando ai voti che ho dato, dico cavolo ho dato questo voto, magari non se lo meritava, quindi preferisco non dare più voti. Vi dico invece che mi ha impressionato nella partita di oggi molto molto bene Kalulu, primo tempo giocato da veramente di personalità, sta venendo veramente fuori un giocatore molto 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 importante, ed è per quello che adesso capiamo perché il nostro allenatore continua a puntarci, al di là ovviamente dell'infortunio di Calabria. Capiamo perché punta su di lui, perché è un giocatore molto molto importante. Mi è piaciuto tantissimo anche Benasser, nonostante qualche palla persa, perché ha perso qualche palla durante la partita, però la sua prestazione mi è piaciuta particolarmente, insomma sta tornando insomma il Benasser che tutti conosciamo. Qualche palla non rifinita bene da Çalhanoğlu, bisogna comunque segnalarla. E basta, diciamo che quelli che meritano la menzione positiva per questa partita sono questi. Quindi sì, ci è mancato probabilmente la zampa, il Ibra ci è mancato ragazzi, è inutile che stiamo qua a raccontarci, ma quanto è bello aver vinto oggi ragazzi, mi stavo dimenticando. Oh raga, best 3 punti fondamentali, finisco il discorso su Ibra. Ragazzi, Ibra oggi ci è mancato perché comunque Leao punta, fa molta fatica e non avere Ibra, facciamo molta fatica a non avere Ibra, al di là di questo. Ragazzi, questi 3 punti qua sono 3 punti che valgono oro, come i 3 punti che abbiamo fatto col Parma, e adesso giocheremo mercoledì, tra l'altro state attenti mercoledì perché succederà una cosa. Mercoledì altri 3 punti fondamentali, fare 3, 6, 9 punti in queste 3 partite, soprattutto in vista di quello che succederà oggi pomeriggio e questa sera. Non lo so ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, come sempre lasciate pollice in su, pollice in su per il nostro amatissimo AC Milan, un saluto a tutti, iscrivetevi al canale ragazzi, io vi guardo che più del 54% di quelli che guardano i miei video non sono iscritti al canale, ma perché? Iscrivetevi ragazzi, non costa assolutamente nulla, 0 euro, 0 euro, iscrivetevi, non costa niente. Ciao a tutti ragazzi, forza Milan, levate via il Clinter, ciao!